Ciao amici, oggi voglio affrontare un argomento che spesso è uno dei primi problemi di salute e anche estetico che noi donne ci troviamo ad affrontare fin da ragazze. Riguarda le gambe gonfie. Chi non ha mai avuto le gambe gonfie anche solo d'estate o per un periodo di tempo? Io le sento gonfie, pesanti, irrequiete e prima di dormire non riesco a tenerle ferme, scalcio dappertutto. Lo capisco, anche molte di voi amiche mi avete chiesto un aiuto per le gambe gonfie. E già che ci siete, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Scusa, ma perché le gambe si gonfiano? Non sono mica un palloncino. Il gonfiore, la pesantezza e i capillari che affiorano sono dovuti alla cattiva circolazione e la causa più comune è ormonale. Gli estrogeni legati al ciclo prima trattengono e poi rilasciano liquidi, creando un gonfiore permanente. Ma non solo, le gambe si gonfiano anche perché sono fatte per essere usate. Beh, questa è la scoperta del secolo, Simona. Calma, sembra banale a dirlo, ma molte donne non sono abituate a pensarlo e soprattutto a farlo nel modo giusto. Ieri avete camminato? Per quanto tempo? È a passo sostenuto o da lumaca? Quindi vediamo insieme come usare le gambe per eliminare il gonfiore, per avere gambe snelle, leggere e veloci. Ma io sono seduta tutto il giorno. È proprio quello che dicevo, molte volte non abbiamo modo di usare le gambe nel modo giusto. Allora vediamo 6 strategie furbissime per chi sta seduto molte ore di seguito. Iscrivetevi al canale per tanti altri consigli. È facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche. Avete visto quante strategie per le gambe? E come dico sempre, è la sinergia che vince. Il programma completo prevede esercizio e movimento, esercizio da seduti e alimentazione. Per ottenere risultati, le strategie più semplici sono le migliori. Molte persone che si sono rivolte a me come naturopata sono riuscite ad avere gambe meno gonfie nel giro di qualche mese. Provate anche voi e condividete per diventare portatori sani di salute naturale, come me. E fatemi sapere come va. Noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao! Ma perché, scusa? Ottima domanda! È veloce? Lo capisco, io l'ho già fatto.